È la sera di Halloween e io sono qui. Allora, vi spiego meglio di cosa sto parlando. Praticamente non festeggerò la sera di Halloween perché stanotte, in realtà domani, vabbè, stanotte partirò e dovrò andare da Cristina. Ma chi è Cristina? Cristina è una mia amica, la mia amica più stretta che ho avuto fino a effettivamente 2 anni fa. Eravamo migliori amiche, uscivamo tutti i giorni. Vi lascio un po' qui delle foto di noi da piccole. Cioè, ci volevamo proprio bene. Però lei effettivamente da 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, si è trasferita in Puglia, a Bari, per giocare in Serie B a pallavolo. Quindi mi ha lasciato qui da sola. E da quel giorno noi ci sentiamo tutti i giorni, ci videochiamiamo sempre, ci scriviamo. Però lei qualche mese fa mi ha mandato questo audio. Oi amo, comunque ci stavo pensando e quando è che vieni qua? Che è un botto che non ci vediamo. Oramai da quando mi sono trasferita non ci vediamo da quasi un anno, giuro, mi manchi un casino. Praticamente le diceva che ne manco e dovevamo trovare un modo di vederci perché non poteva stare senza di me. Lo so ragazzi. Quindi io da brava amica cosa ho fatto? Mi sono messa d'accordo con il suo fidanzato, che fra l'altro oggi è a Milano, quindi dopo lo vedremo e mi spiegherà meglio il piano. E poi con sua mamma, che ovviamente mi ospiterà, e andrò lì per farle una sorpresa. Quindi effettivamente lei domani non sa che io sarò lì da lei. Quindi sarà un po' scioccante. Allora, io lì da lei dovrei stare 5 giorni. Il problema qual è? Che ho preso il bagaglio a mano, quindi ci sarà il bagaglino piccolino così per 5 giorni. Come farò? Non lo so. Comunque, adesso andiamo a sushi con il suo fidanzato, che è venuto qui a Milano e oggi perché doveva fare delle sue cose. Quindi adesso stasera ci vedremo e mi spiegherà un attimo il piano, cosa ha fatto, come ha stabilito le cose. Ce lo facciamo spiegare da lui così capite meglio. Quindi Mattia si vergogna, però l'abbiamo trovato. Lui è il fidanzato di Cristina e lui è un suo amico. Ciao, come ti chiami? Clemente, piacere. Ciao Clemente. Dimmi una frase in barese. Quando si fatta sci yosh, tra le sciaffan che Puglia, blog. Ma tu hai capito qualcosa? Allora, siamo arrivati. Siamo qui con Mattia. Abbiamo appena finito di mangiare. C'è pure il suo amico che non so dove sia andato. Comunque, allora, spiegami il secondo piano, perché alla fine è lui che ha organizzato. Arriveremo più o meno per le 8, 8 e mezza all'aeroporto di Brindisi. Ci viene a prendere la madre di Cristina, che sa ovviamente tutto. Okay. Ci accompagna là. Probabilmente starà dormendo Cristina perché è festivo. Quindi arriviamo là, entriamo di soppiato. Facciamo la sorpresa. Tra l'altro, ragazzi, cioè, vi lascio qui lo screen di una nostra chat. Praticamente io da 4 giorni per far venire la sorpresa meglio non gli sto rispondendo né alle videochiamate né alle chiamate né ai messaggi, e praticamente mi ha scritto: sei una stronza che non mi stai più cagando, si è arrabbiata. Sarà una bella sorpresa. Raga, sono tornata a casa, parlo piano perché sono le 3 di notte e adesso vi faccio vedere un secondo la situazione. Questi sono i problemi delle ragazze, raga. La valigia è questa, cioè è minuscola, e queste sono le cose che ci devono stare all'interno ancora oltre a quelle altre, cioè gli stivali, i trucchi, le mutande reggiseno e il Nurofen, importantissimo. Fra l'altro io poi non mi ricordo se nel bagaglio a mano si potevano portare più di 100 ml, perché questo tipo di Mulac, lo shampoo e il balsamo che sono lì sotto, sono più di 100. In caso me li buttano. Buono. Comunque provo a farci stare questi dentro e vi faccio sapere. Outfit check, raga. Gelataio. Bomba mano. E sto andando. Ci siamo. Mi sta portando l'Andrew in aeroporto. Cosa ne pensi di questa cosa? Beh, era meglio partire a mezzogiorno, diciamo, come sveglia. Io sono traumatizzata, ve lo giuro. Allora, la situazione è questa. Siamo qui io e suo fratello. Ciao Daniel. E niente, sono contenta perché avevo un sacco di liquidi qui dentro e me li hanno fatti passare tutti. Strano. Non hanno controllato bene, però vabbè. Meglio fare una dichiarazione a tutto il pubblico. E una dichiarazione a quello che sto facendo per la tua sorella. Tutti ammazzare di parte qui. Allora, sono in aeroporto e mi è capitato questo scomparto di trucchi. Adesso, l'opzione è: compro qualcosa oppure evito, dato che in questi giorni sto spendendo veramente troppi soldi. Non lo so, mi sa che il budget è finito. Allora, il nostro è questo qui, delle 7:10 per Brindisi. Gate D17, stanno già in Brindisi. Esatto, sì, andiamo, buono. E si è rimpatriato anche Mattia. Come stai? Malissimo. È arrivata pure sua mamma. Eccola qui. Questa qui è la mamma di Cristina. E secondo te che reazione avrà? Non mi prendi in giro tu. Non ne ho la più pallida idea. Sarà felicissima sicuramente. La gente si imbarca, ma è costretta ad aspettare perché lei deve deodorarsi. Perché forse. Cosa sta cercando? La fila va, va, si muove, si muove, si muove. Cosa sta cercando? Mi stanno guardando tutti, Sara, tranquilla. No! No, 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 aspetta, dai, mi sono dimenticata i trucchi! I trucchi? Stiamo partendo! Stiamo partendo! Allora, la situazione attuale è passata un'oretta, fra poco atterriamo e già cioè, mi hanno letteralmente abbandonato tutti, raga, io non riesco a dormire in questo spazietto. Comunque poi, raga, per questi giorni abbiamo organizzato un sacco di cose da fare con lei, cioè abbiamo proprio fatto di tutto, l'abbiamo da fare tutti i giorni, così ci godiamo a pieno proprio queste giornate. Io starò lì 5 giorni. Vieni a ballare in Puglia, 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 triangolo comune.
una foglia. Allora, io a parte che sembro una mummia, te lo giuro quanto sono brutta in questo momento. Allora, adesso siamo in macchina, stiamo andando a casa di Cristina, come si chiama? Francavilla. A Francavilla. E le facciamo una sorpresa, ci troviamo a casa sua senza che lei lo sappia. La mummia è... E il fratello. Siamo ufficialmente arrivati. Dovresti dire qualcosa nel video. Loro sono i nonni. Buongiorno, piacere Sara. Stiamo facendo una sorpresa a Cristina. Lei non sa che io sono venuta qui. Ah, no? E adesso gli dobbiamo fare una sorpresa. Siamo arrivati, Cristina, in camera. Devo parlare a bassa voce, sono ci sento. Tu vai di lì. La chiami, io dico, Cristina, siamo arrivati. La senti tu? E io metto dietro la porta, ok? E dietro la porta poi lì lei mi vede. Ok, ce l'abbiamo. Buzzurra. Qua, amore, qua. Ci siamo, ma Sara sta cadendo, non boss. Oddio. Siamo precisamente a Francavilla. Io sono sveglia da 12 ore secondo me. Adesso mi stanno portando a fare un giro. E vabbè, infatti la sorpresa ti è piaciuta? Anzi, ti fa piacere? Ma non mi toccare l'occhio. È passato un po' di tempo dall'ultima clip e la situazione è questa. No, non è come sembra. È la terza volta, raga, che vado al sushi questa settimana. Non ce la faccio più. Allora, è sera, la sorpresa è riuscita. È riuscita bene la sorpresa secondo te? Sì. Non se l'aspettava a parer mio. Nulla. Quindi oggi ci siamo divertiti. Starò qui 5 giorni. Abbiamo organizzato per questi 5 giorni un sacco di cose da fare. Dopo vedrete tutto. Infatti seguitemi su Instagram per vedere. Io vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E cosa devo fare? Ne so io. Niente, spero il video vi sia piaciuto. No, no, il video non è finito qui. Cioè, vi dico solo che questo è un piccolo spoiler del modo in cui in realtà è finita la vacanza. Però adesso facciamo un passo indietro. Allora, noi abbiamo passato 4 giorni in Puglia, tra cui 2 a Francavilla, dove abbiamo visitato anche Taranto, Brindisi. Ho mangiato 1000 panzerotti, abbiamo fatto 1000 cose, mi sono divertita un sacco. Intanto qui vi lascio un po' di foto. E io in realtà pensavo che il video fosse finito lì, dall'ultima clip. Invece no, perché poi abbiamo deciso di passare altri 2 giorni a Bari. E chi l'avesse mai fatto? Allora, abbiamo preso il treno una sera, siamo andati a Bari, ci sono venuti a prendere il fidanzato di Cristina e il suo migliore amico, che avevano una casa, infatti ci hanno ospitato lì. E la sera abbiamo fatto di tutto. Cioè, siamo andati in centro a Bari, sul lungomare, siamo andati al cinema, siamo andati sulla ruota panoramica, siamo andati a Sakib, chi mi segue poi lo sa, su Instagram. E tutto stava andando per il meglio, tranne che la sera io sono tornata a casa e mi sentivo che c'era qualcosa che non andava. Poi io, ipocondriaca come sono, raga, cioè mi viene una crisi per qualsiasi cosa che mi succede, e mi sentivo gli occhi pulsare, cioè mi facevano male, mi grattavano, ce li avevo tutti rossi. Però dato che mi capita spesso, ho detto vabbè. Mi segue Luca su YouTube, sa che un anno fa mi è capitato questo spiacevole inconveniente, dove sono andata in ospedale perché praticamente mi è venuta una reazione allergica fortissima agli occhi, dove mi venivano le fitte, raga, non vedevo più nulla, mi facevano malissimo. Sara, ascoltami, devi andare assolutamente in farmacia. Non mi passa, andiamo all'ospedale, te lo dico. Non riuscivo ad aprirli, cioè stavo veramente male. Allora sono andata in ospedale. Bene, dopo un anno è risuccessa la stessa cosa in Puglia, sempre esattamente un anno dopo. Io sono tornata la sera, che sono andata a dormire, quindi con gli occhi che mi facevano un po' male, e mi sono svegliata la mattina in queste condizioni. Mi è ritornata quella stessa reazione allergica. Io non so in Puglia cosa c'è, raga, che mi faccia allergia, vi giuro, non l'ho mai capito, ma mi fanno malissimo. Io non, vi giuro, vi auguro che non vi sia mai capitato. Fra l'altro eravamo in motorino, cioè l'aria che mi arrivava sugli occhi, stavo per morire. Io sono ipocondriaca e stavo per morire. Siamo corsi in farmacia, c'era una fila enorme. Fra l'altro era sabato, un casino per trovare una farmacia aperta. Comunque poi c'era una fila perché era l'unica aperta. Vi giuro, cioè, stavo malissimo proprio oggettivamente. Anche per chi mi vedeva da fuori vedeva che stavo male. Mi hanno dato un collirio. Sì. E poi anche un antistaminico, perché effettivamente ero allergica a qualcosa. Li ho presi e dopo una, due, tre orette mi è un po' passato. Però vi giuro, mi è capitata l'anno scorso e mi doveva assolutamente ricapitare quest'anno. Quindi la vacanza della fine è finita, non nei migliori di modi, però ci siamo divertiti tantissimo. Mi rimarrà per sempre nel cuore. Vi voglio bene a tutti. Vi lascio con un video di io che sono in aeroporto distrutta, che non dormivo davvero 25 ore.